Salve, prima di tutto volevo dire, ho fatto diversi video e pur essendo stato all'inizio una persona che vedeva in buona fede i video di Cosmo, non so come chiamo, si chiama Decimo Toro, ho capito che negli ultimi video con questa proterva ostinazione a gridare flop, 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 in base a criteri puramente numerici che contano, certo. Ma ragazzi, ma quanta gente è scesa contro il cambiamento climatico? Oltre a mettere delle tasse sulla benzina, le stesse che hanno fatto scendere, no? I gilet gialli, perché poi il cambiamento climatico non è che si dice le multinazionali devono pagare le loro tasse, le multinazionali, i grandi gruppi immobiliari, con questi soldi recuperati ci sarà una svolta ecologica. No, siamo sempre noi comuni mortali a pagare queste cose mentre loro vivono, ma questo non è giusto. Comunque, tante volte si scende in piazza, che non cambia niente le cose. Invece, secondo me, un grande viaggio inizia anche con un primo passo. Flop, flop. Allora, prima della manifestazione avresti dovuto dire in base a quali criteri tu personali avresti giudicato questa manifestazione un flop, ma non puoi tu cercare di contribuire a questo fiasco secondo i tuoi criteri e poi dire che è stato un fiasco. Allora dite che non dovevano scendere in piazza perché tu vuoi che tutti scendano in piazza per Salvini. Questa uguaglianza, Salvini uguale patriottismo e sovranismo, non vale. Certo, rispetto a quelli del PD è un passo avanti, ma sei tu che svendi i tuoi ideali di un vero sovranismo per Decimo Toro, per avere, è come quelli va, pochi maledetti subito, dai. Ok, non usciremo dall'Europa, dall'Unione Europea, non usciremo dall'euro, non usciremo dalla NATO, però lo facciamo subito. No, non ci sto. Uno, perché è detto che neanche quello succede. Secondo, ma allora che sovranista sei? Ma di che stiamo a parlare? Non si può uscire dalla NATO. Certo che non è facile uscire dalla NATO, non era neanche facile uscire dall'impero asburgico, non è stato facile uscire dagli grandi imperi centrali, non è stato fa facile uscire da essere servi della gleba, ma le cose sono successe e non grazie ai Decimo Toro, ok? Ma grazie a gente che piano piano, giorno dopo giorno, come è riuscito anche nelle cose negative, insomma. È che Marx ha fatto il manifesto del comunismo, oppure c'è stata una manifestazione, sono stato esperto, si saranno presentati i quattro gatti e poi il comunismo è finito quel giorno. Ragazzi, tutte le cose epocali hanno bisogno di tempo, ma il tempo non è che lo diciamo noi. Noi ci operiamo affinché questa cosa avvenga il più presto possibile. È che se non succede noi mettiamo il remi in barca e ce ne andiamo. Una manifestazione che non si ritrova neanche bene online dove fosse. Però se vuoi la trovi, io l'ho trovata. Sono venute dai 1.500 ai 3.000 persone. Non li ho contati, ma io ho visto persone che non stavano lì a fare numero. È quello che ripeto. Ripetere ossessivamente che è stato un flop, ripeto, secondo criteri tuoi, ok?
che sono solo un aspetto, numerico. Poi ritornerò su questa cosa. Arrivederci.